semplicemente dirvi grazie per l'ultimo video che veramente è andato benissimo, ragazzi. È stata una cosa pazzesca, 600, tipo 630 like ha preso. E per compensare quel video, oggi farò un video simile, sempre riguardante note di scuola. Ma questa volta non sarà la nota più imbarazzante, perché una volta, ragazzi, ho detto: maestra, voglio stuprarti e metterti dritto nel culo. Ma una nota, diciamo, un po' più diversa, di un altro genere, sempre presa alle medie. E poi vedremo durante il video di cosa parlerò. Belle mappe. No, ma esistono altre lobby, mi sa, anche oggi. È Dio che ho visto. Ciao, raga, oh, il video finisce qua. Bella, raga, ciao. Vabbè, giochiamo a Meltdown, una mappa che non ho mai portato sul mio canale. E non porterò più. Ragazzi, avete 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 secondi per lasciare un bel like prima che inizi il video. Dai, per favore, vi voglio tanto bene. Superiamo lo scorso video di like e adesso partiamo. Allora, ragazzi, in pratica vi spiego la nota che ho preso alla media. Era in terza media. In pratica, non so se anche voi seguite wrestling, che c'è il personaggio di wrestling che si chiama Edge. Tipo, adesso che comparirà la foto di Edge. E tipo, a me piaceva un sacco imitare le mosse dei personaggi di wrestling. Sia li facevo con mio fratello e mie sorelle, mia sorella Noemi, sicura che vedete tipo nelle fac, la picchio. E quindi nulla, mi piaceva imitare le mosse di wrestling. Allora ho detto, dai, perché non lo facciamo a scuola? Sì, sì, che bella cosa. No, mi ha attaccato la Sentex. Allora, durante le medie io ho sempre fatto educazione fisica con un'altra classe. Quindi era la mia classe e un'altra. In terza, quando noi eravamo in terza, per chi comunque se lo stesse chiedendo, ero in terza B alle medie. Mentre adesso sono tipo nella classe che non ha un senso, si chiama terza J. Ma voi direte, ma già ci sono le lettere fino alla J? No, non lo so perché c'è la J poi, cioè, boh, l'ho messa così a caso, sono in terza J. Scrivetemi nei commenti voi in che sezione siete, qua mi gravos, quindi occorre, prendete adesso l'occasione per scrivere nei commenti in che sezione siete. E quindi, come vi dicevo, condividevamo la palestra, noi un'altra classe, per fare educazione fisica. Comunque, mentre parlavo, ho fatto due nosco pazzeschi, cioè io mi sento veramente esageratamente bravo quando faccio queste cose. Basta, basta, madonna. E condividendo la palestra con l'altra classe, quindi i ragazzi stavano nello spogliatoio dei ragazzi e le ragazze nello spogliatoio delle ragazze, ovviamente, peccato. Comunque, ragazzi, è sempre un piacere vedere il fatto che del tipo tu stai parlando verso la telecamera e vedi che l'obiettivo si ritira in dentro e si spegne la telecamera mentre stai parlando e vedi che non ti ha salvato gli ultimi 5 minuti di registrazione. Comunque una sensazione quasi kubrickiana che ti viene dentro di te, proprio una sensazione bellissima. E ritornando al discorso di prima, avevamo nell'altra classe c'era un ragazzo che era ritardato, ma non è che era ritardato nel cervello, ma proprio faceva lui lo stupido, il classico ragazzo che magari c'è anche tu a scuola, che proprio fa il coglione, ti viene voglia minchia, quel pirla appena lo becco lo saccagno di legnate finché tipo non si sveglia, tipo così. E allora io e sto mio compagno di classe, che non posso dirvi come si chiamava, Luca, vi dico solo questo, avevamo deciso quindi di fare la spear, la mossa di Edge, a quel ragazzo l'handicappato, per fargli capire chi è il vero duro, il maschio alfa, chi andrà a far caccia di leoni oggi. Comunque, raga, non ho ancora inaugurato il C4 oggi, cioè è stata una sensazione un po' brutta non farvi vedere ancora qualche kill di C4. Approfittiamone subito! Allora, tipo, gli abbiamo fatto sta mossa di wrestling a questo, gli ha fatto, sottolineiamo gli ha fatto perché io non ho fatto nulla. E loro due sono caduti per terra insieme e vedo il ragazzo là con l'handicappato, gli guardo il braccio e fa così. Tipo, si piega tutto. Tutto il braccio si è piegato all'incontrario e quel povero Cristo si è ritrovato con il braccio, l'ossa rotta del braccio. Cioè, aveva, infatti dopo si è messo il gesso fino a qua, tipo, no, ti prego, sto facendo il gesso, hitmarker, C4! E voi direte, cazzo, Gio, hai rotto il braccio un ragazzo, ma cosa ti hanno fatto i prof? Qui vi volevo, bastardi. Anche se non l'avete pensato, ve lo dirò comunque. Ma hanno sospeso, prima di tutto, io e quel ragazzo, ci hanno sospesi entrambi, non il ragazzo col braccio rotto, il ragazzo che ha fatto la spear di Edge. Ci hanno sospesi entrambi, e poi ovviamente non vi racconto la nota che ho preso, che mi sembra, non me la ricordo, ma era tipo una roba del genere, Perticaro e Tizio, che non posso dirvi il cognome dell'altro per questioni di privacy, spintonano un ragazzo causandogli una rottura al braccio, tipo una roba del genere. Aveva scritto il professore. Inoltre il professore gli hanno detratto i soldi per quel ragazzo, per la situazione di quel ragazzo, per dal suo stipendio. Quindi ci ha fatto anche il culo a noi, perché non hanno pagato quel mese per dare i soldi a quel ragazzo per il braccio. E poi tipo, noi maschi non siamo più potuti andarci a cambiare negli spogliatoi a causa nostra. Quindi grazie a me, quel ragazzo, tutti i ragazzi che andranno in quella scuola non potranno più cambiarsi negli spogliatoi, per evitare di nuovo che succedano cose del genere.
E questa qua, amici, è stata la nota più esagerata, la nota peggiore che ho preso a scuola. Tipo, stavo per dirvi, se anche voi avete preso note a scuola, lasciatemi un commento. Però non ha senso questa cosa, perché chi non ha mai preso una nota a scuola? Se non avete preso una nota a scuola, scrivetemi un commento che passerò dal vostro canale a mettervi dislike a tutti i video. Ma dai, ovviamente stavo scherzando, è solo all'ultimo ve lo metto. Bastardi. E nulla, ragazzi, finisce qua il video di oggi. Lasciate un bel like, un bel commento. Spero vi sia piaciuto. Se vi va, iscrivetevi dal mio canale se ancora non siete iscritti. Condividete con questo video con chi cazzo volete. Ci vediamo domenica col prossimo video. Ciao amici.